Un volo di palloncini bianchi ha concluso la messa funebre per Edoardo Serafini, il bimbo di 8 anni e mezzo che venerdì scorso ha perso la vita lungo la strada comunale della Selva, dove è volato dallo scooter del padre finendo sotto le ruote di un mezzo agricolo. Pieni di speranza cristiana, le parole pronunciate dal celebrante, il parroco Don Giuseppe Tintori. Dio non vuole la morte dell'uomo perché ci ha creato per essere immortali, ha detto durante l'omelia, e ce lo testimonia Gesù. È stato colpito un bambino innocente, ma di una cosa sono certo, ha precisato, la morte non è la fine di tutto, ma è l'inizio di una nuova vita. Per questo la chiesa di Fenile è stata allestita a festa, con addobbi floreali di girasoli, tappeti, canti gioiosi, candele e un cero pasquale, simbolo della resurrezione. Ido, che era contento di fare la prima comunione, è vivo nel cielo e noi lo abbiamo accanto tutti i giorni. Questo non toglie il dolore, ha concluso, ma darà la capacità di dargli un senso. Don Giuseppe ha voluto leggere anche la lettera che il vescovo Trasarti ha inviato alla famiglia Serafini. Lo speciale dolore dei genitori. L'agonia di perdere un figlio è incomparabile. La morte di un bambino è la morte dell'innocenza. Una parte dei genitori muore quando il figlio muore, ha scritto Sua Eccellenza, forse perché il futuro con tutti i sogni e le speranze va in frantumi. Riprendersi dalla perdita di un figlio richiede pazienza, tempo e duro lavoro, ma se mettiamo Cristo dentro la barca della nostra vita non affonderemo. Fidatevi e affidatevi, ricordatevi, nessuna lacrima scorre in vano. Commovente invece il Padre Nostro recitato dai compagni di classe, dell'oratorio e dagli amici di squadra che, tenendosi per mano, si sono stretti attorno alla bara bianca in cui è stato composto il corpicino. Poco prima una preghiera per il papà Alessandro, ancora in ospedale, perché possa affrontare con forza questo dolore e affinché Dio infonda nel suo cuore tanta pace. Prima di proiettare un video con immagini del bambino, la zia ha avuto la forza di leggere una poesia di Charles Peguy. L'amore non svanisce mai, la morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto, io sono io, voi siete voi, ciò che ero per voi lo sono sempre. Datemi il nome che mi avete sempre dato, parlatemi come mi avete sempre parlato. Non usate un tono diverso, non abbiate un'aria solenne o triste. Continuate a ridere di ciò che vi faceva ridere insieme. Sorridete, pensate a me, pregate per me, che il mio nome sia pronunciato in casa come lo è sempre stato, senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra di tristezza. La vita ha il significato di sempre, il filo non si è spezzato. Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri? Semplicemente perché sono fuori dalla vostra vista? Io non sono lontano, sono solo dall'altro lato del cammino. A parlare infine anche il presidente della scuola di calcio junior Sant'Orso, Claudio Dionisi, che ha affidato il piccolo a Luciano Eusebi. A lui infatti è intitolato il torneo di calcio a cui padre e figlio si stavano recando quando è successa la sciagura. Il destino crudele ha voluto che tu non venissi, ha detto. La tua medaglia l'abbiamo data al mister, vienila a prendere quando vuoi. Ora vai, rispondi alla vocazione, ma non scordarti delle scarpette. Lassù c'è tanta gente e tu sei stato scelto. Tranquillo, c'è tempo per migliorarti. Ora fai parte della squadra d'élite, il campionato del paradiso. Piccolo grande campione con le ali, facci onore.